Ciao ragazze, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Ragazze, oggi sono qui per raccontarvi un altro triste caso che ha potuto avere luogo grazie ad internet e agli incontri online. Oggi voglio raccontarvi la storia di una ragazza fin troppo ingenua che con internet non sa bene come approcciarsi, perché nessuno glielo insegna. Di conseguenza si caccia in un guaio enorme, talmente enorme che neanche lei se ne rende conto. Oggi parliamo del caso di Angela Allen e di Lloyd Jones. Iniziamo come al solito a parlare della località in cui ci troviamo. Siamo a Van Buren, una località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Crawford, nello stato dell'Arkansas. La protagonista del caso di oggi si chiama Angie Allen, ha 15 anni, e passa la maggior parte del tempo a fantasticare sui ragazzi, sul vero amore, sul principe azzurro e cose del genere. La sua migliore amica si chiama Cheyenne e le vuole molto bene. Le due passano la maggior parte del tempo a guardare foto di ragazzi. Cheyenne ha già un cellulare ed è da lì che con la sua amica guarda le foto dei bei ragazzi, insomma. Mentre invece Angie ancora non ne ha uno tutto suo, ma spera di riceverlo per il suo 16° compleanno. Angie Allen e suo fratello Seth vivono in una casa popolare a Van Buren, in Arkansas, e hanno un buon rapporto. A volte litigano come ogni fratello e sorella, ma si vogliono davvero molto bene, sono davvero tanto uniti. Seth descrive sua sorella come una romanticona. Sostiene che la ragazza continuava insistentemente a guardare sempre comunque film romantici e continuava insistentemente a parlare di ragazzi. Ma la verità è che Angie, Angela, non pensa ai ragazzi in senso verichino. Bensì sogna di trovare l'uomo dei suoi sogni per sposarlo e farci insieme tanti pargoletti. Angie, come vi ho già detto, è molto unita con suo fratello e entrambi vivono insieme alla loro nonna, Colleen, la quale li ha cresciuti. Il punto è che loro nonno ormai ha una certa età e i suoi problemi di salute la costringono ad affidarsi ai sussidi sociali per riuscire ad arrivare a fine mese. Di conseguenza non ci sono soldi per lussi come cellulari o computer. Il padre biologico di Seth e Angie ha abbandonato entrambi quando erano molto piccoli, mentre la loro madre biologica è stata giudicata come genitore non adatto. Di conseguenza Angie e Seth sono cresciuti chiamando Colleen, loro nonna, mamma. Angie, oltre ad essere una gran brava ragazza, come starete intuendo, è anche una ragazza molto religiosa, adora andare in chiesa. Angie è solita frequentare la chiesa almeno 2 volte a settimana, ma Cheyenne, la sua amica, sostiene che Angie andava in chiesa praticamente ogni volta che poteva, ogni volta che aveva del tempo libero. Angie si svegliava sempre alle 6 del mattino, ogni domenica, proprio col fine di prendere il pulmino della chiesa, in quanto era convinta che ogni passo della sua vita fosse guidato da Dio. Tirando le somme, quindi, Angie ama molto la sua famiglia, è una ragazza religiosa e ha una migliore amica a cui è molto molto affezionata, ossia Cheyenne. Per Angie però a livello scolastico le cose non vanno troppo bene, almeno a livello scolastico sociale, perché Angie prende bei voti, solo che non riesce a fare amicizia. Angie è timida, non riesce assolutamente ad attaccare bottone con nessuno e vorrebbe uno smartphone tutto suo per poter andare su internet, come la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi della scuola. Angie ha bisogno di sentirsi accettata dal gruppo e per essere accettata avrebbe dovuto avere un account sui social network esattamente come tutti i suoi compagni. Arriva il 16 settembre del 2011 ed Angie compie 16 anni. Colleen è riuscita a risparmiare per fare ad Angie non un semplice regalo, ma il regalo. La ragazza infatti riceve il suo primo smartphone. Appena Angie riceve questo regalo, lo scarta immediatamente, accende il telefono e si iscrive con l'aiuto di una sua amica ai social network più famosi. Colleen non era assolutamente preoccupata per Angie, in quanto era consapevole che tutti i suoi amici avevano un profilo sui social network e quei profili li usavano per tenersi in contatto. Angie adora usare i social, non solo per tenersi in contatto con i suoi amici, ma anche per postare le sue foto, i suoi selfie. Colleen non ha idea dei pericoli che ci possono essere su internet. Di conseguenza non ha potuto mettere in guardia Angie, non le ha detto di non parlare con sconosciuti o con persone più grandi, non le ha detto assolutamente niente. Colleen ha dato in mano il cellulare ad Angie senza mettere nessun paletto, nessun limite massimo da superare. Ed Angie in effetti non perde tempo a fare realmente quello che le pare, superando di gran lunga il limite massimo fin dall'inizio. La prima volta però il fratello di Angie, Seth, ci mette ben poco a scoprire l'ossessione di sua sorella per le chat, in quanto sente insistentemente il suo telefono squillare per più notti. Seth dice che una notte in particolare si è svegliato alle 3 e ha sentito il cellulare di sua sorella squillare insistentemente. Seth sa
che Angie si è iscritta a delle chat frequentate anche da adulti. E talvolta sono proprio gli adulti a contattare le ragazzine più giovani. Ma in quel caso si scopre che è Angie ad aver mentito. Ma vi spiego subito. Seth risponde al cellulare e con fare aggressivo chiede: chi parla? Il ragazzo dall'altro capo del telefono si presenta come Charles. Seth quindi continua e gli chiede: perché chiami una ragazzina di 16 anni alle 3 di notte? Il ragazzo, a sentire dalla voce di Charles, è convinto di star parlando con un uomo sulla trentina. Il punto è che Charles svela a Seth che è stata Angie a presentarsi come una ragazza di 21 anni che studia all'università. I due si sarebbero dovuti incontrare entro una settimana. Angie a questo punto ovviamente si sveglia e si arrabbia da morire con Seth, suo fratello, che inizialmente si arrabbia ben più di lei e le urla in faccia. Ma si può sapere che cacchio combini? Chi stai sentendo? Lo sai quanto è grande il ragazzo che ha chiamato? Seth poi si calma, almeno ci prova, e cerca di far ragionare sua sorella. Seth dice a Angie che avrebbe dovuto evitare di frequentare quelle chat, ma Angie si oppone. E dice suo fratello: io faccio quello che mi pare, quindi vedi di non dirmi cosa devo o non devo fare. Visto e considerato che il litigio avviene a notte fonda, Colin si sveglia e va in camera di Angie per capire cosa stia succedendo. Seth a quel punto dice chiaro e tondo a Colin che Angie, tramite delle chat, stava sentendo dei ragazzi più grandi. Ovviamente la donna si allarma parecchio, facendo ad Angela una bella ramanzina. Angie non aveva idea delle persone con cui parlava, non sapeva con chi aveva a che fare. Colin e Seth cercano di far capire ad Angie i reali pericoli che si corrono sentendo sconosciuti più grandi online. Angie a quel punto, ascoltando suo fratello e Colin, capisce che i due hanno ragione. Un ragazzo più grande avrebbe potuto seriamente farle del male, o maltrattarla, o ancora prendersi gioco di lei. La ragazza quindi promette a Colin e a Seth che non avrebbe più frequentato quelle chat. Nel frattempo Angie, dopo pochi giorni, scopre che una sua amica, Lorraine, frequenta un uomo di mezza età del vicinato. Si chiama Earl Delmar Pig. Quell'uomo aveva l'abitudine di diventare amico delle ragazzine, faceva loro dei regali e le portava a fare dei giri in macchina. Earl era solito puntare le ragazzine che arrivavano da famiglie più modeste. Angie torna a casa ed è alquanto turbata dalla scelta della sua amica Lorraine. A questo punto capisce ancora di più che suo fratello e Colin hanno ragione. Meglio parlare con persone della sua età. Ed è in questo momento che Angie riceve la richiesta di amicizia di un ragazzo di nome John. La foto profilo mostra un ragazzo carino, dice di avere 17 anni e per di più frequenta un liceo della zona. Angie quindi accetta la sua amicizia e lui non perde tempo per contattarla. Questo John quindi l'ha contattata per la prima volta dicendole: grazie per avermi aggiunto. E poi continua con: che fai? Angie è una ragazza in cerca di una storia d'amore e appena vede quel ragazzo così carino che prova interesse per lei, non perde tempo e inizia immediatamente a parlare con lui via chat. John diventa quasi subito ragazzo virtuale di Angie, si sentono tutti i giorni, tutto il giorno. Passa qualche settimana e John inizia a chiedere delle foto ad Angie. Il tutto inizia in modo molto tranquillo. Infatti John le chiede semplicemente di fargli vedere come va vestita in chiesa. Angie non ci mette molto a scattarsi un selfie e a mandarglielo. Angie, quando parla di questo ragazzo, è un po' misteriosa. Dice se è la sua migliore amica che è molto presa da lui e che lo conosce, ma rimane sempre e comunque un po' sul vago. Seyenne sostiene che Angie non le abbia mai detto come si chiamasse questo ragazzo. Si limitava solo a dirle che ci teneva tanto a lui, che era sicura fosse arrivato il principe azzurro. John era il ragazzo perfetto, il ragazzo dei suoi sogni e cose del genere. Pensate che Angie è arrivata a dire a Seyenne che quello era il ragazzo con cui avrebbe voluto passare il resto della sua vita. Insomma, Angie si è presa una bella sbandata per questo John. Passano all'incirca 2 settimane e ovviamente Angie e John continuano a stare assieme senza però mai essersi visti. Quindi di fatto continuano la loro relazione virtuale. Una sera Angie deve fare da babysitter ai figli del vicinato. Quindi di fatto rimane da sola per delle ore con dei bambini piccoli. E anche quello è un ottimo momento per continuare a sentire John. Angie è perennemente attaccata al suo telefono. Angela quindi scrive a John che è da dei vicini a fare la babysitter. Ed i bambini già dormono. Di conseguenza è libera. A questo punto John ne approfitta e le chiede un'altra foto, questa volta una foto speciale. Angela, lì per lì, non capisce esattamente cosa intenda John con foto speciale. È una ragazza davvero tanto ingenua e quindi risponde: in che senso? John le risponde senza mezzi termini: voglio una foto un po' piccantina, voglio vedere quanto sei bella. Angie esita, non vorrebbe farlo, però pensa anche che alla fine John è il suo ragazzo, quindi può fidarsi di lui, sì. Peccato che non l'abbia ancora neanche mai visto col binocolo dal vivo. Però Angie crede davvero che loro due si sarebbero visti per poi stare insieme per sempre. Di conseguenza è convinta che John non voglia solo il suo corpo, ma voglia lei. Quindi perché non dargli qualcosa col fine di dimostrargli che lei con lui è davvero felice?
ma soprattutto che lui può essere felice con lei? Angie cede, si toglie la maglietta, fa quella foto e la invia a John. La ragazza inizialmente è un po' preoccupata e prega John di non far vedere quella foto a nessuno. Glielo fa promettere. John promette. Ma Angie resta comunque nervosetta per un po'. La serata nel frattempo passa, Angie finisce di lavorare e quando rientra a casa da lavoro, John le chiede di inviarle un'altra foto, ancora più piccantina di quella precedente. La ragazza inizialmente risponde no, ma John le dice «Se mi amassi, lo faresti». Ed Angie nuovamente cede. Ovviamente Colin non ha idea di quello che stia facendo Angie. Non sa neanche cosa sia un selfie. Quindi, come vi dicevo, la ragazza anche in questo caso cede, perché lei ama davvero John e quindi lo vuole accontentare in qualche modo. Il punto è che Angie non si sente a suo agio a fare queste cose, quindi sì, gli invia la foto, ma non è comunque sicura. Rimane in ansia per un bel po' di giorni, perché non sa se ha fatto una cavolata oppure no. Quel ragazzo potrebbe addirittura arrivare a sbeffeggiarla. Però passano i giorni ed Angie col tempo inizia a sentirsi un po' stupida per essersi preoccupata. D'altro canto, Joy ha detto che la ama. Le ha detto che vuole stare con lei. Di conseguenza non farebbe mai vedere delle sue foto in giro. A questo punto John fa il secondo passo. Chiede alla ragazza un incontro. Perché lei dice che non vede letteralmente l'ora di vederla. Angie quindi risponde al messaggio. Anch'io non vedo l'ora, ma dobbiamo vederci qui vicino. Se faccio tardi, mia mamma si arrabbia. John quindi le risponde. Ok, ho un furgone, quindi posso venire da te. Angie ribatte. Sì, ma non troppo vicino a casa. Potrebbero vederci. E quindi John conclude la discussione scrivendole, va bene, al parcheggio dell'ospedale, è il nostro segreto. Giovedì 9 febbraio 2012, quindi Angie esce di casa e si dirige al parcheggio dell'ospedale, proprio per incontrare John. Ma una volta arrivata al parcheggio dell'ospedale, qualcosa va storto. Non si sa cosa sia successo, si sa solo che Angie torna a casa, si butta sul letto, inizia a piangere. Sembra disperata, ma non dice a nessuno perché sia così triste o perché stia piangendo. Il giorno dopo l'incontro che ha avuto con John, la ragazza è chiaramente tesa. Infatti suo fratello le fa una domanda innocente, lei lo aggredisce letteralmente, gli risponde male. Seth sostiene che quel venerdì sembrava che sua sorella volesse davvero litigare con lui, in quanto ha iniziato ad assillarlo e a insultarlo senza alcun motivo. Colin, che sente i due litigare, si mette in mezzo. Seth a questo punto si stacca e dice «Me ne vado a dormire da un amico, ci vediamo domani». Mentre Angie esce di casa dicendo «Vado a fare una passeggiata». Colin a questo punto guarda Seth, guarda Angie e pensa «Vabbè, sono ragazzi, ogni tanto ci sta che bisticcino». Quindi non si preoccupa più di tanto. Si siede sul divano, guarda le previsioni del tempo e poi, per le 9, si addormenta. La mattina dopo, sia sabato 11 febbraio, Colin va in camera di Angie col fine di svegliarla, come ogni mattina. Ma con sua grande sorpresa trova il suo letto non solo vuoto ma pure perfettamente ordinato. In pratica Angie, quella notte, non è tornata a casa a dormire. Colin si allarma immediatamente. A primo impatto inizia a chiamarla per tutta casa, ma Angie non risponde. Quindi prova a chiamarla sul cellulare, ma anche in quel caso Angie non risponde. A questo punto Colin non sa che cosa diavolo fare, quindi chiama Seth, il fratello di Angie, e gli chiede di tornare a casa perché c'è qualcosa che non va, sua sorella non è rientrata. Seth, una volta tornata a casa, si mette insieme a Colin a chiamare tutte le amiche di Angie sperando di scoprire qualcosa, ma né Seth né Colin ottengono una risposta positiva, purtroppo. A quel punto Colin, non sapendo che diavolo fare, decide di contattare la polizia, spiega loro cosa è successo, sottolineando che non è assolutamente da Angie sparire così, non l'aveva mai fatto prima, ma gli agenti di polizia in servizio hanno pensato che quella fosse semplicemente un'ordinaria fuga da casa. Per casi del genere purtroppo la polizia non entra subito in azione e quindi Seth e Colin non possono far altro che aspettare che Angie torni a casa spontaneamente. Ma un paio d'ore dopo, un'amica di Angie va da Colin, dicendole che Angie le ha scritto un messaggio col fine di farglielo leggere e tranquillizzarla. Il numero è sconosciuto e il messaggio dice «Mamma, sono con Jason, il mio nuovo ragazzo. Sono in viaggio con lui in una camaroniera per raggiungere Little Rock. Il mio telefono è scarico, ecco perché non rispondo». Colin non ci crede neanche per mezzo secondo e dice all'amica di Angie «Non conosco nessun Jason che guida una Camaro ed è impossibile che Angie sia andata a Little Rock senza dire niente a nessuno, da sola, con uno sconosciuto». Colin avvisa anche la polizia di questi messaggi, ma la polizia non cambia idea. Secondo loro Angie si è semplicemente allontanata di casa volontariamente. Sono pazzie che fanno spesso gli adolescenti. Tornerà. Arriva lunedì.
Sono passati 3 giorni da quando Angie è uscita per fare una passeggiata serale e non è più rientrata a casa. Seth, quel giorno, è disperato. Ha cercato sua sorella per tutto il quartiere. Nel frattempo, finalmente gli agenti di polizia stanno provando ad interrogare i familiari degli amici di Angie per avere qualche informazione. Ma anche in questo caso fanno un buco nell'acqua, nessuno ha idea di dove si trovi Angie. A questo punto la polizia capisce che quello non è stato un semplice allontanamento volontario da casa. E quindi è giunto il momento di dare il via a ricerche ben più approfondite. 5 giorni dopo la scomparsa di Angie, Colin e Seth sono preoccupatissimi, in quanto la polizia non riesce a trovare un solo indizio a sostegno della teoria della fuga. La polizia di Van Buren, quindi, contatta l'FBI. È il 15 febbraio quando l'agente Jimmy Codd riceve una mail riguardo una ragazza scomparsa a Van Buren, in Arkansas. La cosa preoccupante però è che non hanno alcun indizio su dove possa essere finita. A questo punto entra in scena il caporale Patty Strout, che si occupa di cercare informazioni su internet per localizzare le persone. La prima cosa che sente sia importante fare in questo caso è procurarsi i tabulati telefonici di Angie. Però l'analisi dei movimenti telefonici di Angie richiede lo smistamento di centinaia di pagine, tutte quante in disordine e senza corrispondenza tra date e orario. Patty Strout scopre piano piano, mettendo in ordine i fogli, che Angie era molto attivo online. Si legge che era stata in contatto con parecchi numeri locali e non. Le ore passano e l'investigatore Patty Strout inizia ad abbinare ogni messaggio con la risposta giusta. E a questo punto inizia a pensare che sia necessario localizzare il cellulare della ragazza, in quanto ogni adolescente è ossessionata dal suo cellulare, specialmente quando è in fuga. Quindi Patty Strout sente di dover fare una prova ping, ossia una prova di localizzazione, per vedere se riescono a localizzare Angie e il suo cellulare o solo il suo cellulare. Dai tabulati del cellulare di Angie emerge che è stato usato per l'ultima volta sabato 11 febbraio, quando Angie ha mandato il messaggio alla sua amica dicendole che era su una Camaro nera diretta a Little Rock. Gli inquirenti si dirigono nel luogo esatto indicato dalla prova ping, ossia la strada statale 22 vicino alla Waha, ma non trovano niente, né il telefono né Angie. Il 6° giorno di ricerche, l'investigatore Patty Strout riesce ad identificare a chi Angie ha mandato l'ultimo messaggio. Stranamente non l'ha mandato al suo ragazzo virtuale John, né a un tale Jason, ossia il ragazzo della Camaro. Angie, l'ultimo messaggio, l'ha scritto ad un numero che appartiene ad un certo Lloyd Jones. L'agente speciale Jimmy Codd a questo punto rintraccia Lloyd Jones nella fattoria in cui lavora alla Waha, un luogo molto vicino dove Angie aveva mandato l'ultimo messaggio, quello della Camaro nera, insomma. Lloyd Jones acconsente a farsi interrogare, quindi viene scortato al dipartimento di polizia di Crawford. Nel frattempo, Patty Strout continua le indagini sui tracciati del cellulare di Angie. Vuole saperne di più sulla relazione tra John e la ragazza. Lloyd viene quindi interrogato dall'agente speciale Jimmy Codd, che gli chiede immediatamente come ha conosciuto Angela, dove e quando si sono incontrati per la prima volta, da quanto tempo si conoscono, ma soprattutto qual è la natura del loro rapporto. Lloyd ammette immediatamente di conoscere Angie. Dice chiaramente che ama abbordare le ragazze online, ma ha una regola: devono essere tutte quante maggiorenni. Lloyd racconta che i due si sono incontrati più o meno un paio di settimane prima e si sono conosciuti online su un sito chiamato M-Buzzing. Intanto Patty Strout cerca di riordinare tutti i tracciati telefonici prima che Lloyd lasci la centrale di polizia. Ha circa 300 pagine per ricostruire la conversazione tra John e Angela e per cercare di fornire più informazioni e domande da porgli su quanto fosse successo. Trovare Angie quindi è una vera e propria corsa contro il tempo e Patty Strout pensa di avere degli indizi per poterla salvare, ma deve agire in fretta. L'interrogatorio nel frattempo continua e il detective ci va parecchio tranquillo con Lloyd, in quanto a quel punto non ha nessun'altra informazione, se non il fatto che Lloyd nega di aver fatto del male ad Angie e la sua versione è anche plausibile. Lloyd sostiene che si sono incontrati giovedì tra le 18 e le 18.30 in un parcheggio deserto vicino all'ospedale di Van Buren. Angela si è fatta vedere, si è avvicinata al furgone, ha aperto la portiera, è montata in macchina e a quel punto ha deciso di dire a Lloyd di avere solo 16 anni. Lloyd a quel punto sostiene di aver totalmente dato di matto, parole sue, in quanto poteva essere arrestato anche solo perché Angie era nel suo furgone. Lloyd aveva dei precedenti che non gli consentivano di fare una cosa del genere, insomma. Quindi racconta di essere stato preso di sorpresa, si è spaventato e ha cacciato Angie in malo modo dal furgone. Lloyd, però, aggiunge anche un'altra cosa. Sostiene che è apparsa una Camaro nera dietro di lui ed Angie, una volta scesa dal suo furgone, è andata verso la Camaro nera per poi salirci. E in effetti Angie teoricamente aveva mandato un messaggio dicendo che si trovava a bordo di una Camaro nera diretta a Little Rock.
Quando Lloyd aggiunge questo particolare della Camaro nera, la polizia si rende conto che quel finale della sua versione è davvero poco credibile. A questo punto Lloyd chiede all'agente speciale Jimmy Coddle di fare una pausa. E l'agente acconsente. Questa pausa in effetti è utile per l'agente Coddle, in quanto gli dà la possibilità di incontrare alcuni investigatori che aspettano di capire se sarebbero riusciti a valorare la teoria dei messaggi, o tramite i tabulati telefonici che sta analizzando Patty Stroud, o ancora tramite Lloyd, che avrebbe dimostrato di non essere sincero a un certo punto. Sicuramente Lloyd si sarebbe tradito e avrebbe fatto un passo falso. Intanto Colin spera di rivedere Angela tornare a casa. Spera di vederla semplicemente rientrare dalla porta d'ingresso di casa. Ma Angie non torna. Seth ad un certo punto dice a Colin che ha un brutto presentimento, che forse Angela non sarebbe più tornata. Ma la donna non vuole smettere di sperare. Dopo aver interrogato Lloyd Jones, il detective Coddle scopre delle discrepanze tra il racconto di Lloyd rispetto al reale rapporto con Angie. Il detective riceve alcuni documenti riguardanti gli SMS da Patty Stroud. Di conseguenza ottiene delle informazioni per mettere Lloyd in difficoltà. L'uomo viene convocato di nuovo in centrale e a questo punto il detective gli dice: Lloyd, pare che tu non sia stato totalmente sincero con noi ed ora la tua posizione è totalmente cambiata. Da testimone sei passato a sospettato. L'agente Coddle crede che Lloyd quella sera di febbraio abbia rapito Angie, però non ne è sicuro e il detective Patty Stroud sta ancora lavorando sui tabulati del cellulare di Angie per trovare altre prove che colleghino Lloyd alla sua scomparsa. In ogni caso l'agente Jimmy Coddle ascolta Lloyd che ripete e ripete nuovamente sempre la sua stessa versione dei fatti. Jimmy però gli risponde sempre nello stesso modo, ossia: beh Lloyd, credo che tu stia mentendo. Ricominciamo da capo. Alla fine i dati del cellulare di Angie vengono ordinati cronologicamente e Patty Stroud scopre la verità. Lloyd in realtà sapeva benissimo l'età di Angie. Aveva usato John come nome fasullo. Angie era convinta di star parlando con un ragazzo di nome John di 17 anni. Peccato che abbia sempre chattato con Lloyd Jones, un uomo di 36 anni. La prima volta che si sono incontrati è stato indubbiamente vicino al parcheggio dell'ospedale di Van Buren. Lei si è avvicinata al suo furgone, è arrivata al veicolo, ha aperto la portiera e dopo aver visto la faccia del suo fidanzato virtuale, è scappata a casa a gambe levate perché si è resa conto che lui non solo non è chi sosteneva di essere, ma non aveva neanche 17 anni. Angie però la notte successiva è ritornata a quel parcheggio per incontrare nuovamente Lloyd, perché Lloyd la stava ricattando. Angie, infatti, quando chattava con John, era convinta di star chattando con un bel ragazzo di 17 anni. Era convinta che le foto che gli aveva inviato le avrebbe ricevute quel ragazzo di 17 anni, non Lloyd Jones, un uomo di 36 anni. Lloyd, quindi, convince Angela ad andare ad un nuovo incontro perché è minaccia. Scrivendole messaggi del tipo: vuoi che i tuoi amici scoprano il nostro segreto? Lloyd ha in pugno Angie, che accetta di incontrarlo nuovamente al parcheggio dell'ospedale. Angie arriva, si avvicina al veicolo, Lloyd la fa salire in macchina, poi mette in moto la macchina e se ne va. Da questo momento in poi Lloyd inizia a non dire più nessuna parola. Anzi, qualcosa lo dice. Dice di volere un avvocato, lo dice più e più volte, quindi l'interrogatorio si conclude lì. E anche davanti a queste prove schiaccianti, Lloyd si rifiuta di confessare e l'agente speciale Jimmy Coddle non ha idea di dove possa trovarsi Angie. È al punto di partenza. Fino a quando un collega di Coddle, l'agente speciale Tim Atkins, va a casa della ragazza di Lloyd, ossia Amanda. Amanda dice a Tim che era impossibile fosse stato Lloyd, perché quel giorno stava lavorando ad una specie di capanna che stavano costruendo lui e la sua famiglia, su un terreno di un loro parente non troppo lontano da dove vivevano. Amanda sostiene che Lloyd quella sera era rientrato a casa totalmente sporco di fango, perché aveva lavorato tutto il giorno alla capanna sotto alle fondamenta. Amanda, la compagna di Lloyd, è convinta di avergli dato un alibi, ma al contrario Amanda ha dato ai detective l'indizio principale ed il peggiore, perché a quel punto i detective hanno iniziato a pensare di dover cercare un corpo, in quanto il fango ha immediatamente ricordato a tutti una sepoltura. Questo in effetti è un momento cruciale per le indagini. I detective pensano al peggio e quindi vanno immediatamente alla capanna menzionata da Amanda. Tra gli agenti speciali ce n'è anche uno, con un cane, ed in breve tempo vengono avviate le ricerche. Infatti il cane inizia immediatamente a fiutare qualcosa, si dirige all'interno della capanna, poi esce, va sul retro della capanna e fiuta qualcosa. Gli agenti notano una zona in cui il terreno è stato scavato di recente e su cui era stato ammucchiato del terriccio. Gli investigatori hanno iniziato a scavare con le mani, in quanto la buca era abbastanza ampia e il terriccio stava iniziando a cedere.
Gli agenti quindi scavano un pochino e trovano un barile blu. Una volta estratto notano che è sigillato con cura. Ma è di plastica, quindi non è così difficile forzarlo, abbastanza da permettere ad uno degli agenti di infilarci la mano dentro per aprirlo. E purtroppo, una volta aperto quel barile blu, i detective fanno una macabra scoperta. Angie è stata strangolata e poi infilata in quel barile blu. A 7 giorni dalla scomparsa di Angie, Seth e Colleen ricevono la tragica notizia e per loro è devastante. Per Seth, ancora oggi, è come se avesse perso non solo sua sorella, ma anche la sua migliore amica. Angie è venuta a mancare proprio nella proprietà di Lloyd Jones. L'uomo è stato giudicato colpevole di omicidio di primo grado ed è stato condannato a 60 anni di reclusione. Ragazzi e ragazze, ho deciso di raccontarvi questa storia perché, a mio parere, non c'è mai fine al pericolo. Come potete vedere, ci sono davvero un'infinità di casi in cui il tutto è partito da internet. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire è che mi dispiace immensamente per Angie, per la sua famiglia, per suo fratello. Angie non meritava di morire, non meritava di fare questa fine. Però, purtroppo, talvolta, usare internet in modo incosciente porta davvero a delle tragiche conclusioni. Questo caso ne è l'ennesimo esempio. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze e ciao ragazzi.